Ciao a tutti! Oggi prepareremo i fagottini con wurstel e patatine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, latte, acqua, lievito di birra fresco, strutto, zucchero, sale, wurstel, patatine, maionese, ketchup e tuorlo e latte per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto, la farina, e il sale. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, compattarlo, trasferire in una ciotola e riporre in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo stenderemo su un piano di lavoro. Dopo aver steso l'impasto con l'aiuto di una ciotolina formiamo dei dischi del diametro di 14 cm. Mettere un po' di ketchup e maionese, delle patatine, e chiudere i lembi sovrapponendoli. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto dei dischetti. Dopo aver formato tutti i fagottini, abbiamo sbattuto un tuorlo d'uovo con il latte, adesso spennelleremo i fagottini. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25 minuti circa. I fagottini sono cotti, serviamoli. Fagottini con wurstel e patatine. Grazie e alla prossima ricetta!